La facciamo una bella pasta, magari cremosa, con una punta di dolcezza, perché io adoro la zucca, e quello che voglio fare sono dei rigatoni con una fonduta di parmigiano e dei tocchettini di zucca al rosmarino. Partiamo? Partiamo dalla zucca che taglieremo a cubetti piccolissimi, uno perché poi è più buona per condire la pasta e due perché così cuoce anche molto in fretta, proprio micro cubetti così. Questa la mettiamo in una piccola teglia con la carta forno sotto. Sale grosso per contrastare la dolcezza della zucca. E poi la zucca sta troppo bene col rosmarino. Questo 200 gradi forno ventilato a bomba per 10 minuti. Intanto che la zucca va da nessuna parte perché è in forno, io faccio la fonduta. Una fonduta facilissima che si prepara a freddo. Per cui due tuorli d'uovo. Io adoro la fonduta, beh, sono piemontese. Di solito la faccio con la fontina, è una roba un pochettino più complicata. Ma questa veramente si fa in un attimo ed è golosa. Grammi di parmigiano, e incomincio a stemperare con un po' di panna fresca. Le proporzioni sono 250 grammi di panna fresca, 100 grammi di parmigiano e due tuorli. Togliamo i grumi, poi tanto in cottura vanno via. Aggiungo il resto della panna e il resto di parmigiano. Non metto il sale perché secondo me il parmigiano è già bello salato. Prima l'assaggio e poi decido. E mettiamo sul fuoco. Questa così com'è, adesso si scalda e si raddensa. Un trucco, se non volete far impazzire la fonduta, è quello di aggiungere un cucchiaino di farina. Avreste potuto aggiungerlo per esempio nel parmigiano. Io me ne sono dimenticata questa volta, però è una bella dritta. La fonduta prima diventa liquida, poi appena l'uovo si rassoda, ecco che ritorna densa, pronta per essere mangiata, che è una goduria. Allora, questa fonduta qui va benissimo, è buonissima anche per condire per esempio degli gnocchi, una bomba, oppure fate un flan di verdura, magari ad anello, e ce lo versate sopra, sul riso in bianco, insomma la fonduta per me ha mille utilizzi. E poi come vedete è molto veloce da fare, eccola qui, è già abbastanza densa. La fonduta è pronta, è bella spessa, la zucca è ben rosolata, pronta da togliere dal forno, e la pasta pronta da scolare. Pasta scolata! Allora, come la condiamo? In una ciotola, la condiamo con la fonduta, che goduria! E la zucca. Ne lascio un pochino proprio per guarnire e un pochino la metto dentro. Impiattiamo. Questa è una pasta che piace molto ai bambini perché ha gusti semplici e un po' dolcini, e io mi reputo una bambina perché adoro la zucca e anche il parmigiano, e in questo caso la panna ci sta bene, non dobbiamo demonizzarla a tutti i costi. Wow, la zucca vedete com'è ben abbrustolita, la mettiamo sopra. E voilà, il piatto è pronto.